Finalmente, dopo giorni interi di brutte notizie, chiamiamole così, ecco che finalmente arriva una notizia positiva, una notizia che forse riscalda i cuori della Juventus, una notizia che fa felici molti tifosi della Juventus, perché in questo momento una delle figure a cui tutti i tifosi della Juventus vorrebbero attaccarsi, appigliarsi, è quella di Alessandro Del Piero. Ecco, ci arrivano notizie positive. Da questo punto di vista, la notizia per la Juventus sembra essere positiva. Perché? Ci sono degli sviluppi, cerchiamo di capire che sta succedendo, ma sembra esserci davvero, sembra essere vicino il ritorno di Alessandro Del Piero alla Juventus. Andiamo con calma, perché c'è molto di cui parlare, perché non dobbiamo essere frettolosi in un argomento che è... Capiamo bene tutto. Io prima vi ricordo di supportarci come sempre, mi raccomando, iscrizione al canale, campanellina, notifica per arrivare per primi sulle nuove notizie, quindi mi raccomando, una volta attivata vi arriveranno notifiche sui nuovi contenuti e se vi va supportateci con un like. E allora, sappiamo che proprio la sera in cui è arrivato quel boato clamoroso, cioè la dimissione di tutto il CDA della Juventus, proprio quella sera Del Piero era proprio ospite in una trasmissione e proprio in quel momento gli è stato chiesto della situazione Juventus. E lui ha risposto, lo sappiamo, abbiamo già parlato, ho detto ho passato più di 20 anni lì, il mio rapporto con il club è molto profondo, è stato un grande viaggio per me, un grande viaggio nella, che non dimenticherò mai, e qualsiasi notizia della Juventus mi coinvolge e mi colpisce in qualche modo. È una cosa triste, poi dice, perché quello che sta succedendo è una cosa che tocca persone a me care, come Agnelli, come Nedo, degli amici. È incredibile che una squadra storica come la Juventus viva questi alti e bassi che sono iniziati nel 2006 con la Serie B. Ma questa è una situazione diversa dal 2006, dice, perché non riguarda il team ma la gente, perché è un'accusa sulle persone, sul presidente e sui componenti del CDA. Il fatto che Agnelli si sia dimesso è grave, ma non capita spesso. E poi dice: nessuno ancora mi ha chiamato, però ho casa a Torino. Ma questo riguarda quello che abbiamo già detto. Però attenzione, in questo momento sembra essere molto vicino il ritorno di Del Piero, perché la società, e quindi in questo momento John Elkann, si sarebbe reso conto che in questo momento in casa Juve serve una figura che abbia un doppio aspetto. Intanto una persona, quindi un personaggio, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, pulito. Cioè, ed è una cosa che, di cui vi ho parlato qualche giorno fa, proprio nel video relativo a Del Piero. Cioè, lui ha avvicinato tante persone alla Juve, me compreso, e non solo alla Juve, al mondo del calcio, e vi ho raccontato della mia esperienza, cioè io da piccolino non seguivo il pallone. Mi sono avvicinato a questo sport non perché mi piaceva la Juventus, non perché mi piaceva il calcio, ma perché sono rimasto affascinato da questa figura, una figura pulita, sana, con principi, cioè identificava perfettamente quello che dovrebbe essere lo sport. Ed è quello che mi ha avvicinato al calcio. Ecco, la società sta cercando una figura del genere, una figura pulita. Ed è una figura che l'avvicinamento porterebbe a un ritorno, non tanto per un sentimento di riconoscenza, ma anche di fiducia, perché Del Piero non ha mai detto una, e dico una parola contro, nonostante il fatto che per 10 anni sia stato allontanato dalla Juventus. Poteva essere cattivo, poteva essere duro, poteva dare delle risposte pesanti, poteva l'orgoglio portare a fare dei gesti sbagliati, dire delle cose sbagliate, invece no. Oggi sembra essere vicinissimo il suo ritorno, però la dirigenza a questo punto sta pianificando tutto e sta parlando con Del Piero anche perché il ruolo non è chiaro. Perché Del Piero è stato molto, ma molto chiaro con la dirigenza. Cioè,
lui non vuole fare il percorso che ha fatto, lasciatemi passare l'esempio, Zanetti con l'Inter, o meglio, o direi ancora meglio, l'Inter con Zanetti, perché non vuole fare, non vuole avere un incarico di facciata. Non vuole essere quello che è stato Trezeguet fino a qualche anno fa, per intenderci, cioè ambasciatore. E lui vuole incidere, vuole essere presente, ma vuole lavorare. E per lavorare non intendo... intendo proprio essere decisivo nelle scelte, decisivo nella volontà di poter essere, di poter dire la sua. La sua parola sarà pesante tanto quella, non so, del presidente, sarà pesante tanto quella del direttore sportivo. Cioè lui vuole e pretende, per tornare, perché lui dice io non voglio tornare a tutti i costi, però se torno datemi la possibilità di poter incidere in questo nuovo percorso. Lui l'ha detto, ancora a casa a Torino, vive in America, sta bene lì, ed è stato chiaro con la dirigenza: io non torno a Torino e non faccio la figurina, perché io qua sto bene, lui là ha i suoi interessi, ha i suoi hobby, ha la sua vita, ormai si sta godendo la vita con la famiglia, con i suoi hobby, lui si è buttato anche nel campo della ristorazione, insomma ha ormai la sua vita che è lontana dal calcio. Quindi lui è stato chiaro, ha detto io se torno, io torno, perché per tornare torno. E quindi perché ancora di fatto non si è deciso? Non perché ci siano delle titubanze, perché la dirigenza ha capito che deve tornare e lui ha capito che deve tornare. Perché lui vuole essere presente. E io, se ci pensate, è anche giusto così. Secondo me è lecito che lui pretenda qualcosa del genere, è assolutamente lecito, soprattutto in virtù del fatto che lui è stato lontano per tanti anni, lui è stato lontanissimo per ormai 10 anni, non ha mai detto nulla, non ha mai detto una parola fuori luogo, nonostante ciò è rimasto lì. E dopo 10 anni lui dice io però se torno lo faccio da protagonista assoluto. È protagonista non per senso di... non perché vuole essere protagonista, ma perché vuole bene a questa società. Vuole incidere positivamente. Non lo fa per soldi, perché a lui non credo che manchino soldi. E anche attraverso le nuove attività di cui si sta interessando, lui ha il suo tornaconto, ha i suoi interessi economici, tutto quello che volete. Lui lo farebbe proprio perché a questo contesto qui ci tiene. Da sempre, fondamentalmente, non è una novità, ci ha sempre, l'ha sempre avuto nel cuore questa azienda, questa società. Però lui dice per poter tornare, metterci la faccia, devo essere decisivo, perché poi se io torno e poi magari il tutto è affidato a gente che io non conosco, facciamo brutta figura e io faccio la figurina e ci faccio pure brutta figura, allora lì no. Ed è per questo che secondo me la società dovrebbe proprio approfittare di questo, di questa totale rivoluzione, per ripartire con una figura come lui, ma ripartire da persone che hanno competenze. Perché ho avuto l'impressione negli ultimi anni che in questa società ci sono state tante persone di fiducia di Andrea Agnelli, ma pochi uomini di calcio. E il Milan ti ha dimostrato che invece gli uomini di calcio servono. Il ritorno di Maldini, ma ad alti livelli, con competenze serie, ha dimostrato a tutti che quando c'è uno che capisce di calcio, c'è quel cambio. L'Inter stessa cosa, quando ti ha inserito Marotta, che è un uomo di calcio che ne capisce, guarda caso l'Inter è tornata a vincere. Non è un caso, non può essere un caso. E quindi è vicinissimo il ritorno, ma ha una condizione: vuole essere decisivo, vuole avere un ruolo di primo ordine, se no sta in America, si fa la sua vita e quant'altro. La domanda a questo punto la giro a voi: scelta giusta quella di riportare in bianco nero Alex Del Piero, oppure scelta sbagliata? Parliamone qui sotto.